Un saluto a tutto, a todos los nuestros amigos de España, de Cuba e los amigos hispanicos. E Francisco, vediamo un po' che cosa dirà questo match. Pantarotto contro Ramirez Aviles. Sicuramente 71 kg, categoria, come abbiamo già detto, esplosiva. Vediamo che cosa ci riserva quest'ultimo match e ce lo godiamo, no, pieno di più. Ma Pantarotto è un atleta che a me piace moltissimo, l'ho visto per la prima volta proprio qui a Kick and Punch ormai 4 anni fa. Probabilmente era il suo primo match pro. E è un atleta mancino, particolarmente efficace sui ganci, completo, molto coraggioso, soprattutto determinato, vuole vincere, quando sale sul ring vuole rivincere. Conosco l'avversario, una buona scuola, un'ottima scuola spagnola, quindi sarà sicuramente un avversario particolarmente difficile. Atleta esperto, quindi fa il suo ingresso nel ring, un viso pulito, un atleta tecnico che ha da dire, un atleta che ha da dire. Sicuramente sta crescendo, sta facendo le sue prime esperienze importanti a livello internazionale, ci teneva ad essere qua a Kick and Punch e combattere con Pantarotto. Quindi vediamo come risponderà Pantarotto a questa sua sfida. Quindi Angelo, mi stai dicendo, Massimo, che è riuscito a inserire anche un match internazionale? Assolutamente sì. Purtroppo altri due avversari internazionali sono saltati proprio perché sono risultati positivi ai controlli, quindi purtroppo abbiamo questa problematica a cui faremo buon viso a cattivo gioco. Però di fatto oggi Pantarotto ha un avversario spagnolo di tutto rispetto, ovviamente tamponato, controllato e quindi rispettando tutte le varie norme legislative. Sarà sicuramente un ottimo match. Devo anche complimentarmi con la terna arbitrale capitanata da Claudio Aveni, che ovviamente con la sua esperienza e la sua abilità è riuscito a dare spettacolo sullo spettacolo. Quindi un complimenti non solo all'organizzazione perfetta, ma anche ovviamente alla terna arbitrale ed alla federazione che ci ha garantito la possibilità di lavorare al massimo della professionalità. Attendiamo quindi questo ultimo match. Solitamente, come dicevamo poc'anzi, i match clou sono quelli finali, ma questa sera abbiamo visto tutti dei match veramente da match clou. Quindi onore ad Angelo Valente, a Kick and Punch, che anche quest'anno ha dato spettacolo. Adesso vediamo Raffaele Veni di chiamare i combattenti al centro del ring. Ultime raccomandazioni prima della gara. Cade il silenzio, si apre il sipario e fra poco si entra nell'ultima battaglia. 3 riprese da 3 minuti, regolamento K1, ricordiamo K1, quindi colpi di braccia, di ginocchio e di gambe. Altissima preparazione per questi due atleti, altissima attesa per questo match internazionale, tanta voglia di vincere, quindi una battaglia aperta, ragazzi. Questo non è wrestling, don't blink, non chiudere gli occhi. Parte la prima ripresa, Pantarotto un guardia mancino, parte subito con lo kick forte che schiva l'avversario spagnolo. Belli, bel calcio che denota subito una bellissima tecnica e una forte potenza, Massimo. Lo kick interno è spagnolo. Lo spagnolo diceva appunto che è un buon fighter, ci teneva ad essere qua e combattere con Pantarotto, quindi vediamo se riuscirà a mantenere la sua promessa. Buon lavoro dello spagnolo. Pantarotto lo vedo un po' agitato, un po' nervoso. Penso che senta il match e l'importanza di questo match. Bello kick di Pantarotto, buona scelta di tempo per quanto riguarda lo spagnolo, sempre molto attivo, molto attento.
Massimo, quanto è difficile combattere in casa per un atleta? Sì, è vero, bello, il pubblico viene a sostenere, ma quanta paura di fallire c'è, Massimo? Quanto è difficile? È un'arma a doppio taglio, mi sbaglio? Assolutamente sì, l'emozione va a 2000, l'adrenalina a 100.000 e così via. Ma chiaramente poi tante paure di far brutta figura, di perdere, ma comunque sia poi l'atleta riesce a concentrarsi come sta facendo in questo caso Pantarotto, che lo vedo molto molto determinato a vincere. Sì, vediamo Massimo, ogni tanto abbiamo visto questa sera, diamo gli elementi ai telespettatori che ci guardano e magari non conosco questo sport, vediamo quando si prende un colpo, si fa dei sorrisi o delle si scuota la testa, vuol dire non mi ha fatto nulla, no? Quello è un modo insomma un po' per far capire all'avversario che non si è fatto nulla, ma spesso la maggior parte della volta, delle volte il motivo per cui si fa è perché il colpo è arrivato, quindi abbiamo visto Pantarotto prima scuotere il viso, la testa, ma ha detto non mi ha fatto nulla. Lo spagnolo è molto determinato, avanza ed è preciso e chirurgico. Non vi fare ingannare al fisico, no? Che sembra più longilino e più snello rispetto a Pantarotto, non vuol dire nulla. C'è sempre grande preparazione e conta la tecnica. Fatti vedere come schiva i colpi l'angolo blu, lo spagnolo, simbolo di grande maestria e di grande padronanza del ring, quindi Pantarotto ha una sfida davanti a sé molto difficile. Match per nulla semplice, Massimo. Assolutamente, assolutamente. Vedo oltretutto lo spagnolo che sta cercando di studiare l'avversario. Sta cercando di prendere misure e capire quali sono le traiettorie dei colpi adeguate per vincere la guardia mancina di Pantarotto. Pantarotto si sta muovendo bene, è guardia molto serrata, probabilmente ha accusato anche qualche gancio dello spagnolo che le sta lavorando bene sulla sua gamba anteriore. Pantarotto deve prendere meglio la scelta di tempo, sta andando un po' troppo a vuoto. Bellissimo match, molto 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 combattuto. Sta per terminare la prima ripresa. Buon lavoro sia dello spagnolo che di Pantarotto, bel match, è una partita a scacchi. Ancora secondo me si stanno studiando, stanno cercando di capire quali sono le traiettorie migliori per andare al bersaglio utile. Oltretutto il Pantarotto lo vedo particolarmente ben allenato perché lo vedo particolarmente esplosivo. Deve solo aggiustare le traiettorie e prendere la distanza giusta. Sta avendo una strategia adeguata, anche se probabilmente è un po' troppo lontano, lavora un po' troppo alla lunga distanza, deve cercare di accorciare. Lo spagnolo dall'altra parte sta lavorando in modo molto diciamo scientifico, non sbaglia, sempre molto serrato nella guardia, studia l'avversario, si prende i suoi rischi nell'attacco. Fa un buon lavoro di gambe, di kick, e bella atleta, devo dire, come ricordavo, così è rimasto, un atleta molto completo, molto intelligente, ma soprattutto stasera è veramente preparato. Sì, veramente preparato, ho visto dall'angolo, Massimo, cercavo di decifrare che cosa dicesse l'angolo, no? Che mi interessa sempre molto, lo spagnolo gli veniva richiamata la spazzata, di corcione a distanza, vediamo se lo farà, vediamo se l'ho letto bene. Riparto subito molto rapidi. Angolo rosso Pantarotto, angolo blu lo spagnolo. Angolo blu in guardia normale, l'angolo invece, l'angolo rosso Massimo in guardia non ortodossa, quindi mancina. Bello ancora di Pantarotto, complimenti, quali bei colpi. C'è qualche richiamo da parte dell'arbitro. Bello. Bello lo kick, belli, si sente fino a qua Massimo il rumore di queste botte e vediamo le gambe fatti arrossare da parte di entrambi, in particolare dello spagnolo che ha un colore della pelle più chiaro e vediamo queste gambe rosse evidenziate. Pantoline della SAP bellissime Massimo che evidenziano ancora di più i movimenti di questi... colpo duro l'incontro. Sinistro cortissimo. Che cosa fa? Non conta... Claudio Aveni, non conta, ma lì il conteggio c'era, era di spalle, sì, era di spalle, l'avversario non l'ha visto, non ha visto attentamente il colpo, non l'ha visto, ma là il conteggio c'era.
Vediamo se Ramirez, lo spagnolo, riesce a approfittare di questa situazione. Pantarotto lo vedo comunque lucido, penso che abbia recuperato immediatamente, prova un'abilità che non riesce. Vediamo, vediamo, è pericoloso, lo spagnolo è pericoloso. Buon gancio sinistro, lavora bene anche al tronco, ottimo lavoro dello spagnolo. Pantarotto deve cambiare strategia, deve cercare di essere un po' più attivo e prendere meglio la distanza. Ottimo lavoro adesso di Pantarotto, manda a volo l'avversario e rientra. Prova questo circolare saltato, chiaramente lo spagnolo non si fa trovare impreparato. Ancora lo spagnolo all'attacco, buon colpi di braccia dello spagnolo che subisce un low kick, buon diretto sinistro di Pantarotto, deve doppiarlo, quel diretto sinistro va doppiato con low kick o col gancio destro. Ottimo lavoro ancora di Pantarotto, in leggera difficoltà Pantarotto, dopo quel gancio sinistro corto ha recuperato ma deve cercare di essere più brillante. Azioni più vivaci. Massimo, quello che insegno sempre negli stage è cercare di non farsi trovare, perché l'avversario non sa poi che pesci prendere, no? E purtroppo spagnolo, purtroppo per Pantarotto è veramente bravo a mandare a vuoto, quindi manda a vuoto, è elusivo e poi entra con precisione e con durezza. Dai, gli spagnoli. Pantarotto sta reagendo, ha reagito fino alla ripresa, reagendo, inizia la ripresa, sportività fra i due, si va all'angolo. Si va verso la terza ed ultima ripresa, la terza ed ultima ripresa è l'ultima ripresa della serata, che è stata veramente bellissima, passatemi il termine, fighissima. Sì, 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 sono stati bravi, spettacolari, c'è stato quel gancio corto da parte dello spagnolo che ha lasciato il pubblico un po' in sospanse. Pantarotto si è rialzato subito, ha recuperato, match ancora aperto. Lo spagnolo, devo dire, bravissimo, come dicevi tu Gabriele, non lascia la distanza e il bersaglio utile all'avversario, molto mobile sul tronco, ma soprattutto ha una grande scelta di tempo. Ottimo avversario per Pantarotto, un buon test per lui, indipendentemente dal risultato, oggi sta facendo un grande match Pantarotto, con un avversario veramente, veramente bravo. Poi ricordiamoci ragazzi che andare a terra e rialzarsi dopo un knockdown, knockdown in germine è il termine tecnico per cui si prende un colpo, si va giù e si ci vorrebbe essere il conteggio. Scusa, non è stato un knockdown, non è stato contato perché l'arbitro sicuramente non l'ha visto da vicino e pensava che fosse scivolato. Ok, rialzarsi dopo il colpo di duro non è semplice. Riparto, terza e ultima ripresa. Pantarotto, guardia mancina con i guanti rossi, lo spagnolo con i guanti blu. Match ancora tutto aperto, quindi don't blink, don't chiudere gli occhi. Lo spagnolo lavora anche molto bene con i low kick, soprattutto sulla gamba davanti interna. Middle di risposta di Pantarotto, due ginocchiali da parte dello spagnolo a corta distanza. Ricordiamo il regolamento K1, quindi sono ammesse anche le ginocchiali. Bello il calcio di Pantarotto sulla gamba di dietro. Buon calcio. Il pubblico applaude, il proprio Beniamino ancora buono. Sta cercando quella strada Massimo Pantarotto con la gamba di dietro e lo kick, forse lo spagnolo soffre questo colpo, non riesce a bloccarlo. Eh sì, sì, si trova male sicuramente nella guardia mancina dell'avversario e Pantarotto ha trovato il colpo giusto. E infatti ancora lo sta mettendo intelligentemente e deve continuare a farlo, perché quelli sono colpi che fanno male, colpi che creano comunque dei problemi alle gambe e obiettivamente bloccano la mobilità dello spagnolo, che infatti è più fermo sulle gambe. Deve essere un po' più attivo Pantarotto, più attivo, crederci e continuare con quella strategia. Manca un minuto, poco più di un minuto al termine, quindi deve continuare con quella strategia secondo me. Adesso stanno corpo a corpo, lo spagnolo non è male, ho le braccia, ancora Pantarotto ha messo quel colpo lì, lo sta accusando, se ci credesse e continuasse a lavorare. Forza Pantarotto, tifiamo Italia ragazzi, siamo filo italiani, ma viva la sportività. Corpo a corpo, si accusa un po' la stanchezza da entrambi. Buoni colpi dello spagnolo, ma risponde pure Pantarotto. Legano, vanno in clinch. Bello il calcio ancora di Pantarotto, vediamo le gambe
strasegnate da parte dello spagnolo. Fantotto deve crederci, deve continuare perché il match è ancora aperto, ancora su quella gamba lo spagnolo, come ha detto poc'anzi Liberati, è effettivamente più fermo sulle gambe, perché ricordiamo, prendere questi calci lì per lì con l'adrenalina non si sentono, ma piano piano all'ennesimo martellamento si inizia a accusare, infatti lo spagnolo sta accusando, le gambe iniziano a bloccarsi lo spagnolo, vediamo quella di Diero che non riesce più a piegarla. Buono Mattarotto che ci crede, buono il calcio di Mattarotto, il match si sta scaldando, è incredibile. Assolutamente, assolutamente sì, Pantarotto con quei low kick si è aperto una bella strada che deve sfruttare, deve cercare adesso di chiudere questi ultimi secondi del match e finisce, finisce questo. Pantarotto che a portare a casa sicuramente l'ultima ripresa, non era scontato. Eh sì, è stato bravo e probabilmente ce l'ha fatta, probabilmente ce l'ha fatta. La terza ripresa sicuramente è fondamentale per il verdetto che i giudici potranno dare a questo bellissimo match. È stato bravo, bel match, atleti veramente valorosi, tecniche veramente esplosive, Pantarotto è uscito bene all'ultima ripresa, bravissimo, ha subito un colpo molto astuto da parte dello spagnolo, un gancio sinistro colto, corto che è andato bene a bersaglio e Pantarotto ha piegato le gambe, ma ha recuperato brillantemente posizione, sempre lucido, è riuscito a essere sempre lucido, sempre presente nel match. Onore a lui, bravo ovviamente anche allo spagnolo, attendiamo il verdetto, devo dire sono particolarmente curioso. Particolarmente curioso pure io, non mi voglio sbilanciare, non è un compito facile per i giudici in questo caso, Massimo, dover sentenziare, decretare un verdetto. Onore, onore comunque a entrambi i combattenti che hanno fatto un bellissimo match degno della main event dell'ultimo match della serata. Arrivati molto preparati, serata è andata forse meglio di quanto ci si poteva aspettare. Angelo Vente, grande stratega, grande entourage, grandi ragazzi intorno a sé, ha partito alto lo sport e la Feder Combat. Vince questo incontro ai punti l'angolo rosso Tommaso Pantarotto. Vince Pantarotto, ci può stare Massimo, ci può stare. Lo spagnolo sembra aver capito, adesso è così. Vincitore di questo incontro. Si parlano fra angoli, c'è il confronto, guardate che bella la sportività. Niente, vi vogliamo ringraziare di essere stati con noi. Io e Massimo Liberari, qui con me, Luca Cecchetti prima, poi Michele Bremonte, poi Eric Arano della SAP. Salutiamo il generale Caffaro che è stato tutta la serata presente. Presente della SAP Fighting Style. Io, Gabriele Casella e il mio compagno di viaggio, Massimo Liberari, mandiamo un calorosissimo saluto. E vi auguriamo di rivederci molto presto. Un sayonara! Una buona serata e viva la kickboxing, e viva lo sport e viva i nostri atleti. Appositamente per tutti gli appassionati di sport da combattimento. We'll be right back.